A Saarbrücken, in Germania, prove generali di atletica per le Olimpiadi di Tokyo. Si corre la staffetta 4%. Sono in gara per gli azzurri Berruti, Preatoni, Sardi e Ottolina. Il meccanismo dei cambi funziona con precisione cronometrica e gli italiani guadagnano terreno sulla squadra tedesca. L'ultima frazione vede in gara Ottolina, che non ha difficoltà a regolare il tedesco Obersibrasse. Il tempo dei quattro atleti italiani è di 39,8. Rivediamo al rallentatore l'arrivo del prestigioso atleta azzurro, il quale non riesce poi a nascondere la sua gioia al momento della premiazione. Altra vittoria italiana nei 110 ostacoli. Qui è l'ostacolista Giorgio Mazza ad imporsi. In questa gara egli è riuscito ad eguagliare con 13 secondi e 9 decimi il record italiano stabilito nel 62 da Cornacchia. Bogliatto vince a sua volta saltando con ottimo stile 2 metri e 6. Ecco ora Mecconi impegnato nel lancio del peso. La vittoria andrà a lui con 18 metri e 43. Il tedesco Ubrach, classificatosi secondo, aveva lanciato l'attrezzo a 18 metri e 25. Ancora 2 vittorie di Ottolina. La nostra grande promessa per Tokyo batte sui 100 metri l'azzurro Berruti e i tedeschi Knicki Becker con il numero 70 e Eubauf con il numero 61. Il tempo dell'azzurro è 10 e 4. Poi sui 200 metri corsi nel tempo di 20 secondi e 4, Ottolina abbassa di un decimo il record europeo detenuto da Berruti. Se l'è ben conquistato questo grande atleta il suo passaporto per Tokyo.